La storia si svolge tra la fine degli anni 70 e l'inizio dei 90. Enrico, Peppe e Angelo Frattasio sono tre fratelli di Forcella, un quartiere di Napoli, che vivono in condizioni molto modeste. Loro padre, Pasquale, contrabbanda del tè spacciandolo per whisky. Enrico ha la passione per il mondo della musica e vorrebbe fare il DJ, ma la sua scarsa avvenenza e il carattere timido gli impediscono anche solo di provarci. Il ragazzo si consola mixando compilation su audiocassetta per amici e clienti, utilizzando i registratori nel negozio di elettrodomestici in cui lavora. Quando il negozio chiude, Enrico decide di far diventare le sue compilation un vero e proprio lavoro. Dapprima apre un negozietto in cui crea musicassette personalizzate per gli abitanti del quartiere. In seguito, insieme a Peppe, decide di chiedere un prestito a un boss locale per acquistare degli audioregistratori ad alta tecnologia che gli consentono di copiare moltissime cassette in poco tempo. Grazie agli agganci di Angelo, finito in prigione per una rissa, i due fratelli decidono di estendere il giro d'affari. In un primo momento devono vedersela con dei malavitosi marocchini che vorrebbero impedire la loro attività. Ma ben presto, anche grazie alle conoscenze di Angelo nel sottobosco criminale, saranno loro ad avere la meglio. In breve tempo i Frattasio installeranno numerosi laboratori in cui mixeranno migliaia di audiocassette che poi venderanno in tutta Italia sfruttando il mercato nero. Gli affari vanno a gonfie vele e i Frattasio diventano ricchissimi e famosi, al punto che il loro marchio, Mixed by Harry, viene addirittura piratato. Questo attira le attenzioni di un boss della Camorra che vorrebbe entrare in affari con loro, che rimane però coinvolto in una delle guerre di mafia degli anni Ottanta, distogliendo l'attenzione del crimine organizzato dai Frattasio. Il capitano Ricciardi, della Guardia di Finanza, scopre, durante l'attività di contrasto alla contraffazione delle audiocassette, dei traffici dei tre fratelli e decide di sgominare il loro giro d'affari. I Frattasio reagiscono ufficializzando la loro società e creando, al tempo stesso, delle imprese satellite per mezzo delle quali riciclare i proventi dei loro affari. Nel frattempo, Arturo Barambani, amministratore delegato di un'azienda produttrice di supporti audio, controllando gli ordinativi, nota i dati impressionanti relativi agli ordini effettuati dai fratelli Frattasio. Riesce a stipulare con questi ultimi un contratto miliardario per la fornitura di musicassette vergini. Tra i quattro si instaurerà una singolare amicizia. Le indagini di Ricciardi sono a un punto morto ed Enrico depista le indagini facendosi seguire al Festival di Sanremo 1991, dove Ricciardi spera di individuare la talpa che consente alla ditta di mettere in commercio le compilation del festival molto prima dell'uscita nei negozi. Mixed by Harry, intanto, diventa la prima etichetta discografica in Italia per introiti. La reazione delle case discografiche, che vorrebbero eliminare la concorrenza truffaldina, mette in allarme Barambani, il quale chiede ai tre fratelli di chiudere i loro affari e vivere di rendita. Di fronte al loro rifiuto, Barambani tradisce i Frattasio e aiuta Ricciardi a metter su l'impianto accusatorio che porterà al loro arresto e alla confisca dei loro beni. I Frattasio finiscono quindi in prigione, ma Enrico riceve una soffiata. Il loro denaro è stato seppellito in un luogo segreto, che all'uscita dal carcere loro potranno rilevare per impadronirsene nuovamente. In carcere, però, Enrico riceve la notizia che di lì a poco la lira sarà sostituita dall'euro, cosa che renderà il loro piano più difficile. All'uscita dalla prigione 5 anni dopo, i tre fratelli troveranno dei lavori più umili e abbandoneranno la ditta Mixed by Harry. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.